Ciao ragazzi, oggi vi parlo di che università faccio, ma sono un po' in ritardo, quindi vi porto con me. Sono finalmente arrivato, lasciate che mi cambi però. Ok, come mi sta? Spero bene. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, penso che chi studia nel mio stesso posto abbia già capito dove vado a scuola, dove vado all'università. Per gli altri, io vado al Politecnico di Milano e in particolare sto studiando ingegneria informatica. E sono al primo anno, quindi, e in questo video vi spiegherò un po' il mio percorso, perché ho scelto questa università, test d'ammissione e le prime impressioni ai parziali che ho appena dato. Hey! Allora, partiamo dall'inizio. Quest'anno, fra le altre cose che ho fatto anche la maturità, fra i mille casini che sono successi, vabbè, non vi devo spiegare niente. Siamo riusciti a fare la maturità e... dopo che ho fatto la maturità, magari ci farò un video per spiegarvi com'è andato la mia maturità e qual è stato il mio percorso al liceo. Ho fatto la maturità e per la prima volta nella mia vita mi ritrovavo senza niente da fare, nel senso che io a settembre oggettivamente potevo fare qualsiasi cosa, non avevo più l'obbligo di andare a scuola, anche se la scuola dell'obbligo l'avevo già finita da 2 anni, infatti potevo scegliere di andare a lavorare, però moralmente non ero più obbligato a fare niente, quindi potevo fare quello che volevo, però bisogna andare all'università, quindi ho dovuto scegliere un'università. Bene o male sono sempre stato indirizzato nel campo dell'informatica sin da quando ero piccolo, mi sarebbe piaciuto fare il programmatore o qualcosa di inerente. Per il me del giugno 2020 esisteva una facoltà che era ingegneria informatica. Informatica l'avevo totalmente ignorata, cioè non sapevo neanche della sua esistenza. Per me studiare informatica significava andare a fare ingegneria informatica. Vabbè. Per chi non lo sapesse, ingegneria permette, il Politecnico di Milano, ma penso anche gli altri, credo, non ne sono sicuro, però in tal caso il Politecnico di Milano permette di fare l'esame di ammissione in quarta, quindi arrivare a fare la maturità in quinta ed essere già belli sicuri. E il vantaggio di farlo in quarta è che una volta passato, quindi con il 60, si era automaticamente dentro e non si entrava in graduatoria come invece succede per chi lo fa in quinta. Io ovviamente non l'ho fatto in quarta perché il mio obiettivo dell'estate 2019 era quello di andare al lago con gli amici o in discoteca. Era proprio un fesso. E quindi l'estate 2020 l'ho passata a fare i test di ammissione. I test di ammissione, per motivi abbastanza ovvi, sono stati fatti online. C'è da dire che è stato davvero un casino. Il primo test di ammissione che ho fatto non l'ho passato. Questo per svariati motivi, ve ne elenco alcuni. Allora, innanzitutto non mi ha funzionato internet per un pezzo di esame, quindi ero lì che diceva no ma io ho dato delle risposte, adesso me le conto al mercato, quindi vabbè, bello impanicato. Poi ho perso qualcosa come 5 minuti iniziali perché il test non si avviava e non sapevo che dovevo fare il refresh della pagina, anche questa. E successivamente, per chi mi conosce lo saprà, per chi non mi conosce, io ho un cane e non è il cane proprio più delicato, più bravo di questo mondo. Per farvela breve, gli dà fastidio qualsiasi cosa che respira o che si muove, e quindi ha rotto i cosiddetti per tutto lo svolgimento dell'esame, quindi immaginate la mia concentrazione. Quindi niente, non l'ho passato. Quindi cosa succede? Bello demoralizzato, mi riscrivo al test di ammissione, quello dopo. Nel mentre però vengo a conoscenza anche di informatica, della facoltà proprio di informatica, che non esiste al Politecnico come facoltà, bensì si trova in statale o in bicocca.
Ah, per chi non sapesse la differenza, a ingegneria informatica si fa informatica, quindi programmazione e un sacco di altre robe, mentre a informatica si fa principalmente programmazione. Questa è la sostanziale differenza. Mi iscrivo quindi, il test per accedere a informatica si facevano su Cisia, che è il portale italiano per queste cose, non lo so, vabbè, vi lascio il link in descrizione nel caso. E mi iscrivo, mi preparo, anche qui quest'anno il lago aveva la precedenza, faccio l'esame, faccio anche un buon punteggio, era infinite volte più semplice rispetto a quello del Politecnico, o meglio, questa è stata la mia impressione. E però avevo comunque in mente di rifarlo perché, essendo una graduatoria, più il tuo punteggio è alto, più possibilità hai di accedere. Quindi avevo già in mente di rifarlo. Nel mentre, però, rifaccio il test per il Politecnico e i risultati ci mettevano un po' a correggerti sta roba. Ci mettevano qualcosa come 2 settimane. Una sera, a caso, apro il sito di Cisia per vedere le date disponibili e mi accorgo che l'unica data disponibile era a settembre, mi pare, e rimanevano 32 posti, quindi, preso dall'ansia, mi iscrivo, pago 30 euro. La mattina esce il risultato del Politecnico dicendomi: guarda Seba, sei stato ammesso. Ok, quindi come sono andate le cose? In sostanza, per il Politecnico dovevi pagare qualcosa qua, non proprio 900 euro, però 900, quasi 900 euro di iscrizione, e dovevi farlo entro 3 giorni, se no ti annullavano tutto quello che era successo, quindi il tuo test non valeva in sostanza. Quindi vado da mia mamma e le dico: mamma, io andrò a fare informatica. E mia mamma: no. E io: sì. E mia mamma: no. E siamo andati avanti così un po', e dopodiché ho un attimo ragionato sulla decisione da prendere, nel senso che andando al Politecnico avevo la certezza di fare qualcosa a settembre, ormai ero passato e quindi tante cose belle, mentre informatica non avevo la sicurezza di passare. Quindi, siccome la mia voglia di studiare e di impegnarmi era sempre più bassa, ho detto: vabbè, andiamo al Politecnico che intanto c'è quello che mi piace. E e questa è stata un po' la mia scelta, il mio processo decisionale. È sempre molto, molto interessante. Quindi ho pagato i 900 euro, mannaggia. E niente, sono entrato ufficialmente al Politecnico. Il mio primo giorno di università è stato il 14 settembre 2020 e è stato parecchio deludente, nel senso che mi sono alzato, ho aperto il computer: ciao, benvenuti in università. Non è stato troppo entusiasmante, questo per via del coronavirus. Grazie. Le lezioni sono praticamente online. Quando ho registrato le clip che avete visto all'inizio, si poteva ancora andare a lezione in presenza. Nel senso, in presenza vi erano solamente le esercitazioni e i laboratori, mentre le lezioni di spiegazione vero e proprio, forse qua dovrei fare una piccola premessa. Allora, in università ci sono lezioni, esercitazioni e laboratori. Le lezioni dove ti spiegano i concetti, esercitazione c'è un tipo, cioè un professore che fa gli esercizi, e a laboratorio sei tu che fai gli esercizi e puoi chiedere aiuto a dei professori che sono messi lì a servizio, chiusa parentesi. E le esercitazioni per l'appunto erano tutte in presenza, mentre le lezioni erano online. Le lezioni online non sono come quelle che avete fatto al liceo, quindi con Zoom, Google Meet, che non funzionava una volta sì e 3000 no, l'audio non andava, problemi. Qua viene utilizzato un servizio che si chiama Cisco Webex e funziona veramente benissimo, cioè io non ho mai avuto problemi di connessione, roba del genere. Le lezioni sono tutte registrate, quindi te le puoi guardare quando vuoi, e io la trovo una cosa davvero comoda. Adesso, quindi data in cui state vedendo questo video, non è più possibile andare né a lezione né esercitazione a Milano, e quindi viene fatto tutto online. Però ripeto, io non mi trovo male, cioè va bene. Anche perché non si può avere altro, quindi ci accontentiamo. Passiamo ora invece all'altro punto che volevo trattare in questo video, ovvero le prime impressioni ai parziali che ho appena dato. Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, alcune materie permettono esami parziali, ovvero esami su metà, solo metà del programma totale. E sono una cosa comoda, quindi infatti vi consiglio anche voi di darli. Allora, come li ho trovati?
Partiamo dal presupposto che ingegneria è una facoltà difficile, cioè non c'è niente da fare. Però standoci dietro, quindi ho sempre studiato giorno per giorno, ho fatto gli esercizi, eccetera, tenendomi al passo, gli esami li ho trovati fattibilissimi. Cioè, soprattutto l'esame di GAL, che sarebbe geometria algebra lineare, penso sia andato abbastanza bene, non ho ancora i risultati, però l'ho trovato fattibile. E analisi un po' quello che perché... ora vedete oscurato è il me del passato che vi stava dando un parere sul parziale di analisi senza averlo fatto, ma basandosi sul parziale di geometria e algebra lineare, che a mio avviso era un esame fattibile. Bene, oggi ho fatto l'esame di analisi e è andato non male, ma peggio, cioè una roba indescrivibile. E non è stata una cosa, cioè non è che è andato male solo a me, ma praticamente il 95% di quelli che frequentano il corso insieme a me non l'ha passato. Praticamente mi sono ritrovato a guardare le risposte e a non sapere neanche le risposte alle domande, e perché era scelta multipla, e a non sapere neanche cosa mi stesse chiedendo l'esercizio, quindi è andato parecchio male. E contate che avevo fatto tantissimi esercizi, quasi praticamente tutti quelli del libro sull'argomento del parziale, quindi mi ero preparato e niente, è andato malissimo, quindi dovevo assolutamente correggere questa parte del video. Ritorniamo al video. Dovete solo cercare di non farvi accumulare roba su roba, perché non ce la fate. Cioè, al liceo ero uno di quelli che arrivava il giorno prima con tutto e ce la faceva benissimo, mai avuto problemi, sempre fatto così. All'università non potete pensare di fare una roba del genere, perché potrete andare a sbattere contro un muro fortissimo. Un'ultima cosa che volevo solo integrare con questa roba. Voi quando vi iscriverete a ingegneria o alle altre università, in realtà non so come funzionano le altre facoltà, però voi partite dal presupposto che al liceo, quando vi lamentate che i professori vanno veloci, state andando a una velocità di 25 all'ora, diciamo. All'università si va a 100-150 all'ora, ok? Voi dovete entrare in quest'ottica, voi entrate a lezione e il professore parla ininterrottamente, con una densità di cose e di concetti incredibile. Cioè, in una lezione praticamente fate l'equivalente di 2 mesi di liceo, questo per dirvi, per farvi un piccolo esempio. Nel senso che io da settembre a oggi, da settembre a novembre, ho fatto tutto il programma dalla prima liceo alla quinta liceo, con tutti, con limiti, derivate, quelle robe lì, quindi giusto per farvi rendere conto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.